Buongiorno a tutti. Ben arrivati. Ah, quanti siamo? Ciao a tutti, buongiorno. Come state? Tutto bene? Oh, Ila, grande, che faccio oggi? Crema di peperoni. Allora, probabilmente mi vedete piangere perché c'ho della cipolla qua sotto che sta... sto soffrendo della cipolla, mi va il fumo della cipolla negli occhi e infatti sto piangendo, mi sono commosso. Allora, ho le cuffie perché volevo ascoltare la musica, mi danno più fastidio che altro, quindi le togliamo. Sì, sto preparando una crema di... volevo preparare appunto una crema di peperoni perché l'altro giorno ho comprato questi peperoni. Guardate che sono belli, guarda questo gigantesco, bellissimo. E volevo appunto fare, anziché cucinarli normalmente, volevo fare una crema per poi condire la pasta o qualcos'altro. Quindi sto facendo andare della cipolla, sto soffriggendo della cipolla, nel frattempo taglio i peperoni, sperando di non tagliarmi le mani perché questo coltello che ho comprato qualche tempo fa è un coltello da cucina, non so se lo vedete, in... tutte queste venature, è in acciaio di Damasco, praticamente è una spada, è qualcosa di super tagliente, è un bisturi, è spettacolare, bellissimo, però il rischio di saltare le dita è molto, molto alto, quindi adesso mi metto a tagliare i peperoni, nel frattempo che la cipolla va. Voi che preparate il buono oggi? Io in questi due giorni devo dire che voglia di cucinare ne ho avuta pochissima, quindi ho preparato praticamente quasi nulla, cioè se non l'essenziale. Oggi invece mi sono svegliato con la voglia di cucinare, quindi ho deciso di fare questa crema di peperoni. Fondamentalmente la faccio in questo modo, sto facendo andare appunto un po' di cipolla in padella. Adesso ci aggiungo i peperoni a pezzetti e li faccio cuocere con un po' d'acqua col coperchio a fuoco abbastanza basso, dopodiché li frullo e ci faccio la crema. Ma anche da voi è arrivato l'inverno, perché qua le temperature sono abbassate un sacco. Oggi, ieri c'era pure il sole, oggi il sole praticamente non c'è, c'è un po' di vento, ma la temperatura si è abbassata tantissimo. Cioè, quando eravamo in inverno c'erano 20 gradi, adesso che siamo ufficialmente in primavera ce ne sono 8. Allora, io nel frattempo continuo a tagliare sti peperoni sperando sempre di non tagliarmi le mani. Quanti siamo? Fa freddissimo. Emilia, la cipolla rosolata con l'olio? Sì, se no come fai a far rosolare la cipolla con l'olio? Filo d'olio, fiamma bassa. Ora, se qua c'è qualche chef che mi sta guardando, penso che si metterà le mani nei capelli per come sto tagliando la verdura, ma io non sono uno chef e taglio le cose come meglio mi viene. Ok. Guardate che bello questo, che bel giallo. Pure profumato, deve essere molto buono.
A voi piacciono i peperoni, molte persone non li digeriscono. Il problema dei peperoni, che molte persone non digeriscono, è dovuto a una pellicina esterna che per molte persone è indigesta, però basta eventualmente toglierla per renderli molto più digeribili. Ora, il punto è che sto facendo sta crema di peperoni, ma con cosa la mangio? Perché non ho ancora deciso con cosa mangiarla, se metterla nella pasta, se farci della carne, del pesce, boh. Datemi dei suggerimenti, con cosa la posso utilizzare questa crema di peperoni. Allora, fondamentalmente, adesso che li ho tagliati, aggiungo dell'acqua e li faccio andare per un po' col coperchio. Ora io il coperchio grande per questa padella non ce l'ho, quindi utilizzerò una teglia che adesso vado a prendere. Questa è la teglia del forno, del mio forno a microonde. Praticamente questa teglia è di un metallo particolare che si può mettere nel microonde e serve per cuocere i dolci, le torte e altra roba in maniera croccante. Coperchio messo, adesso questa va per un po'. Ogni tanto gli do una rimescolata e poi con il mini pimer, col frullatore a immersione, vado a poi frullare tutto e speriamo bene. Ah, ecco il sale, dovevo mettere il sale che ho dimenticato. Mettiamo un po' di sale, benissimo. Poi, dato che ieri ho preparato a pranzo l'orzo col pomodoro, ho utilizzato mezza latta di pomodoro, quella che avanza la frullo insieme al resto. Poi io ci avrei messo anche dell'aglio, ma non ho aglio fresco, c'ho solo l'aglio liofilizzato, quello macinato secco. Ci metterò questo qua, però lo aggiungiamo dopo. Intanto facciamoci due chiacchiere. Che mi raccontate di bello? Tanto vediamo, quanti siamo, tantissimi. Tanto vediamo quello che mi avete scritto. Tanto buongiorno a tutti quelli che sono arrivati. Allora, Cla, non stai seguendo la dieta, sei troppo nervosa. Il discorso, siamo tutti nervosi in questo periodo, quindi è normale essere nervosi, però a maggior ragione bisogna stare più attenti, perché non bisogna cedere al nervosismo e cercare di essere più positivi. Tanto ormai il 3 aprile è vicino, ci siamo quasi. Allora, vediamo quanta gente che si sta connettendo. Ditemi un po', voi cosa preparate? Metti un po' d'acqua nella cipolla. E no, il soffritto si va senza acqua, altrimenti che soffritto è? Cioè, puoi fare con l'acqua e cipolla, però ci vuole, se lo fai con l'olio, senza acqua. Allora, Manuela, pasta integrale, tonno e pomodorini, molto molto buona. Cortana, mangi cracker e salsa di pomodoro e basta. Cioè, cracker e salsa, che pranzo è? Simonetta, pasta integrale con crema di carote e feta, buona. Sabina, carne alla griglia, patate nella macchina che cucina senza olio, la friggitrice ad aria intendi? Carciofi in umido e pangrattato. A me i carciofi non piacciono, vi svelo un segreto, a me i carciofi non piacciono. Cioè, se ci sono li mangio, se mi li fanno mangiare se li mangio, non è che non li scarto, però proprio non mi piacciono, non riesco a farmi piacere in nessun modo.
Nevica addirittura in provincia di Fermo, alla faccia. Sì, ma io ho visto temperature addirittura sotto zero, quindi. Ma è il freddo della Russia che sta arrivando a quanto pare. Fa freddo anche in Calabria, fa freddo dappertutto. A quanto pare fa freddo dappertutto, ma c'è proprio vento, c'è arrivato vento freddo. Non è semplicemente un calo di temperature, c'è proprio c'è del vento, proprio vento. Ieri proprio era forte, c'era vento forte, soffiava molto forte. A Torino non c'è sole, ma anche qua c'è sole. È un sole pallido, però c'è il sole, però c'è freddo. Laura, è più digeribile, peperone giallo rosso, non cambia niente, è uguale, digeribilità è la stessa. Quindi, ti consiglio di condirci la pasta. Sicuramente ci condirò la pasta, però ne sto facendo una quintalata di questa crema, quindi sì, la pasta va bene, però devo trovare altro di alternativo, non posso farci solo la pasta. Pesce magro, col merluzzo magari ci sta bene, pasta o riso, farfalle non ce l'ho, c'ho degli spaghetti. Cinzia, tuo figlio suggerisce di usarla con la carne, e penso che quello che farò anche io. Oltre che con la pasta, intanto ciao a tutti quanti. Per chi si fosse connesso adesso, sto preparando una crema di peperoni. Raffaella, hai sempre voglia di dolce? La voglia di dolce è un vizio, te lo devi fare passare. Ciao da Palermo, ciao da Bologna. Pasta, lenticchie e fagiolini. Ah, pasta, lenticchie è molto buona. Fagiolini, ecco, i fagiolini sono un'altra cosa che non mi piace. Lenticchie, molto buona. Iri, fai 4 giorni di dieta e poi smetti. Perché? E lo chiedi a me perché? Che ne so perché? Lo sai. Tu lo sai perché. Io non posso sapere il perché tu smetti di fare la dieta dopo 4 giorni. Sicuramente tu lo sai però perché smetti di fare la dieta dopo 4 giorni. Quindi. Guardati allo specchio e parlati, spesso funziona. Immagina, anche io faccio fatica a stare a dieta, proprio ieri ho avuto un attacco di fame ed ho avuto poca voglia di allenarmi. Allora, poca voglia di allenarti, o comunque c'è cioè, i momenti di calo, ragazzi, sono normali, cioè quelli capitano a tutti. Cioè, non è anche io, cioè io mi alleno con piacere, però. Certe volte non mi alleno perché magari non ne ho mezza, cioè veramente o sono stanco oppure veramente non ci sono con la testa e quindi non mi alleno. E non muore nessuno a saltare un allenamento, assolutamente no, così come non muore nessuno a fermarsi un giorno, diciamo, dalla dieta. Il punto è che la dieta, però, questo è quello, l'ho sempre ripetuto, ci ho fatto anche un video, se vedete nei miei video, giriamo un po' la camera che viene meglio, se guardate tra i miei video anche che ho pubblicato qua su Instagram, ce n'è uno che si chiama, pubblicato anche abbastanza di recente, che si chiama Basta Diete, dove spiego appunto che dobbiamo smettere di metterci a dieta, nel senso di fare un periodo, dieta intesa come periodo che inizia e finisce molto privativo, molto diciamo restrittivo e complesso da seguire, che richiede forza di volontà o quant'altro. Ecco, quello è un approccio fondamentalmente sbagliato, a meno che non ci siano delle condizioni particolari che lo impongano. Però nella stragrande maggioranza dei casi in realtà è un'autoimposizione sbagliata. Per ciò che mi riguarda, la dieta deve essere vista come un'educazione alimentare, come un imparare a mangiare bene. Nel momento in cui io imparo a mangiare bene e ma a mangiare in maniera bilanciata e corretta, non avrò più la percezione di essere a dieta, quindi non mi peserà più il mangiare in un determinato modo. E lì sta tutto lì, riuscire a cambiare il modo di percepire la cosa. Nel frattempo, se connesso un sacco di gente, no, c'è anche Claudia. Allora, Claudia che mangia cacio e pepe, brava te. Claudia è quella che mi ha consigliato di fare i pancake con le fragole, quindi brava, sono venuti buoni, quindi niente umiliazione in pubblica piazza. Manu, peperoni anche a colazione, forse a colazione un po' troppo. Io quando ero studente, dividevo una casa con altri amici, eravamo 4-5 persone,
E mi prendevano in giro perché io mangiavo sempre cipolla e mi dicevano che la cipolla la mettevo pure la mattina nel latte. Effettivamente non ci sono arrivato, ma quasi. Valfrato, melanzane, pollo e pomodorini. Io ieri ho mangiato pollo e melanzane, molto buono. Tra l'altro ho fatto delle melanzane al microonde con questo accessorio qua che vi dicevo prima, questa sorta di teglia padella da microonde. E sono venute veramente buonissime. Stefania, pasta, crema di peperoni, tonno e limone. Interessante, non ho i limoni però, quindi senza limone. Però crema di peperoni e tonno. Potrei farla, la faccio oggi quasi quasi, sai, il tonno ce l'ho, mi mancano i limoni, ma pazienza. Orzo, tofu e pomodorini, Lorella, a me il tofu proprio non mi cala, non so come fate a mangiarlo. Manu, oggi diretta molto balenga, che vuol dire balenga? Non conosco. Allora, intanto Donalina è stata qua, prendo delle presine e arrivo subito. Ok, tanto ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Allora, Manuela, metà la conservo in frigo per condirci il pesce o la carne? Sì, io avevo più di metà, è tanta, credo che ne verrà un bel po'. I peperoni mi pare fossero 1 chilo, quindi insomma ce n'è un bel po'. Bambolina, se mi avanza ci condisco la bruschetta, è molto buona. Mi manca però il pane per fare la bruschetta. Questo è un problema, non ho il pane per fare la bruschetta. C'ho i Vasa, ma non è la stessa cosa. Pollo e peperoni, la morte loro. Effettivamente è vero, il pollo e i peperoni stanno benissimo. Allora, Cortana, scusi se me lo chiedi adesso. Figurati, siamo qua per farci due chiacchiere. E riguardo la digestione, ci ho fatto il video ieri, l'avete visto il video sulla digestione? Andatelo a recuperare dove vi spiego come funziona la digestione. È su YouTube. È possibile che a seguito di un virus intestinale avuto 3 anni fa non riesci più a digerire come prima? Cioè, nel senso che in seguito al virus è possibile che tu abbia avuto una disbiosi intestinale, cioè un'alterazione della flora batterica intestinale. E questo ti possa provocare dei problemi a livello digestivo intestinale. Quindi è possibile, però dopo 3 anni, cioè, devi aver fatto, cioè non devi aver recuperato in nessun modo, è strano dopo 3 anni, però potrebbe, per carità. Poi dipende anche da che problemi hai avuto, che tipo di virus intestinale, quanto è durato, la violenza, insomma un po' di cose. Momi, buongiorno, buongiorno a te, grazie per tutte le ricette e tutti i consigli, mi piacerebbe seguire la dieta a malavoro, saluti da Cosenza, che vuol dire se ti piacerebbe seguire la dieta a malavori? Tutti lavoriamo, non è che la dieta non si può seguire se lavori, almeno, cioè non so tu cosa intenda per non puoi seguire la dieta a malavori, però spiegamelo, spiegamelo. Annina, questa mattina hai fatto torta, yogurt e limone, buona, buona, buona. Lori, tu hai sempre voglia di dolce e stai in menopausa. Voglia di dolce è un vizio, va perso. Annina, le quantità sono quelle che contano. Le quantità sono quelle che contano, assolutamente sì. Conta ovviamente anche la qualità, ma la quantità è importantissima.
Luigia, ti piace un po' di vinello la sera? Quanto ne puoi bere? Niente. Allora, niente, zero. Il punto è questo, di vino o di alcolici la quantità corretta è zero. Non c'è una quantità corretta di vino o di alcolici. Il vino e gli alcolici, comunque gli alcolici in generale, cioè l'alcol, è una molecola tossica e cancerogena. Quindi la quantità corretta è zero. Poi, per carità, tutti beviamo un po', o chi più chi meno, lo beviamo un po' tutti. A me il vino piace, io il vino lo bevo, nelle occasioni. Oddio, scusate. Lo bevo nelle occasioni. Esco fuori a cena, prendo il vino, sono invitato a cena da qualche parte e porto una bottiglia di vino. Quindi nelle occasioni un bicchiere barra due ci sta, ma quanto se ne può bere regolarmente? Zero. Minni, ti prepari coniglio con patate. Buon appetito. Ma anche, ecco, il coniglio è un'altra cosa che non mi fa impazzire. Mi piace, se c'è mi piace, però lo trovo boh, scomodo da mangiare. Sono così piccolino, non mi soddisfa. Buono, ma non mi soddisfa. Elisabetta, secondo lei è possibile avere una leggerissima allergia al latte trovata con analisi del sangue e dopo un anno non utilizzandolo più che sia scomparsa? Sì, possibile. Il collegamento va a scatti, ragazzi, non so che farci, è un problema probabilmente di connessione. Non tanto mia, perché la mia va benissimo, cioè molti in questo periodo stanno accusando problemi di connessione, con connessioni lente, rallentamenti, ma è normale perché siamo tutti a casa e tutti utilizziamo internet. I servizi come Netflix, YouTube e quant'altro stanno abbassando la qualità dei contenuti a livello proprio grafico perché altrimenti non ci stanno dietro con la banda di internet. La mia connessione finora non ha avuto grossi rallentamenti, anzi non ne ho notati proprio, però se va un po' a scatti non ci si può fare niente, pazienza. Allora, Elena, prepari spaghetti, pomodorini e olive, buoni. La diretta si blocca spesso. Mi dispiace, ma non so che farci. Non posso farci niente, il segnale della mia connessione è al massimo. Se ogni tanto si blocca, pazienza, non ci possiamo fare niente, va così per adesso, accontentiamoci. Iole, mangi lenticchie e poi i peperoni gratinati e un hamburger, buoni. Iri, perché vivo a Bologna? Perché lavoro qua. Mi sono trasferito a Bologna 10 anni fa. No, che 10 anni fa? 12 anni fa, era il 2008, 12 anni fa. E quindi lavoro qua e vivo qua. Ilaria, tagliatelle, funghi e speck. Ti tratti bene. Complimenti, buonissime. Allora, intanto vediamo qua come sta andando, proseguendo la cottura. Mi sto appannando gli occhiali. Allora, c'hanno una bella faccia, il profumo è molto buono, speriamo bene. Le mie origini siciliane, sì, sono siciliane, sono siciliano, provincia di Agrigento. Lalli, buongiorno, buongiorno a te. Segui sempre le mie ricette, ne hai provate qualcuna? Mi fa piacere, sono ottime. Mi fa piacere che ti siano piaciute. Giorgio, il tuo collegamento è perfetto. Visto che è una questione di connessione per lo più da parte vostra,
perché, come dicevo prima, alcune zone soprattutto e alcuni diciamo provider, quindi con Telecom piuttosto che Vodafone o quant'altro, possono avere dei problemi di rallentamenti. Io sono su Fastweb con la fibra ottica e non ho proprio nessun problema finora. Non voglio, diciamo, tirarmi la sfiga addosso dicendo questa cosa, quindi diciamolo piano, però finora ha funzionato alla perfezione senza nessun rallentamento altro. Allora, immagino ti senti agitata, particolarmente in questo periodo. Ripeto, è normale. Credi che sia per questo che hai sempre fame. Ci sono alimenti che possono aiutarti a calmare la fame senza dare, diciamo, calorie o quant'altro. I finocchi. I finocchi praticamente hanno pochissime calorie, non dico zero, ma quasi. Sono croccanti, quindi stai masticando qualcosa di croccante che ti dà soddisfazione da quel punto di vista. E essendo verdura un po' saziano, però ovviamente sono finocchi, non sono patatine, non sono biscotti, non è Nutella, sono finocchi. Quindi se la tua fame è nervosa, quei finocchi difficilmente la vai a saziare. Lucia, secondo me c'è correlazione tra aumento del peso e intolleranze alimentari? Assolutissimamente no. E ci ho fatto anche un video al riguardo. Vai sul mio canale YouTube, trovi un video dove parlo proprio di questo argomento. Proprio lo approfondisco un po', lo vado a recuperare. Comunque, assolutissimamente no. Anzi, allora, partiamo dal presupposto che le intolleranze la maggior parte non esistono, sono pure invenzione. Le intolleranze vere si contano sulle dita di una mano monca e quelle che effettivamente esistono fanno dimagrire e non fanno ingrassare. Però vatti a recuperare il video dove approfondisco l'argomento sul mio canale YouTube. Raffaella, sei appena arrivata, cosa cucino? Sto preparando una crema di peperoni. Elena, il fatto che non ingrassi può dipendere dal metabolismo? Sì, dipende. Allora, il fatto che non ingrassi, se non hai patologie, è perché stai mangiando in maniera normocalorica o ipocalorica. Se hai patologie che possono compromettere, diciamo, il peso, anche facendoti non ingrassare, tipo patologie che possono coinvolgere l'assorbimento dei nutrienti, per esempio. E quindi in quel caso potrebbe essere dovuto a quello, però se non hai nessuna patologia, stai bene e quant'altro, stai mangiando in maniera normocalorica, non ingrassi per questo. Melanzane e ricotta è buonissima, è vero, anche a me piace un sacco. Petra, fai un sacco di mie ricette, mi fa piacere. Stasera prepari le polpette di patate con cotto e mozzarella. Quelle sono buonissime, sono venute veramente, veramente buone. Poi vabbè, con le patate viene buono praticamente tutto, cioè ci vuole poco a far venire qualcosa buona con le patate, però le polpette con cotto e mozzarella sono venute veramente buone. Allora, qua si è formata un sacco di acqua, io direi che faccio andare un po' senza coperchio, anzi no, faccio cuocere ancora un po', poi faccio andare senza coperchio e facciamo un attimino rapprendere. Intanto ciao a tutte quelle che sono arrivate, è arrivata anche mia mamma, ciao mamma. La ricetta di questa crema di peperoni la trovo sul sito, non ancora, la pubblicherò prossimamente, dipende come viene. Adesso faccio un esperimento, se viene buona poi ci faccio due fotine e la metto sul sito. Antonella, l'allergia al nickel fa ingrassare. Questo è un argomento un po' spinoso. Allora, l'allergia al nickel, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi, quasi la totalità dei casi, è solo e soltanto da contatto. Sono pochissimi i casi di allergia al nickel da ingestione, quindi da alimenti. In quei casi lì fa ingrassare, potrebbe. Sicuramente fa gonfiare. Fa gonfiare tanto e potrebbe risultare anche ad un aumento del peso dovuto al grasso, perché si fa scombussolare un po' tanto, però
Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi l'allergia al nickel è solo da contatto e non è alimentare. I casi di allergia al nickel alimentare sono veramente, veramente pochi. Frank, tu sei allergico al nickel a ingestione da contatto? Sì, nel tuo caso ci devi stare molto attento. Ora, il problema dell'allergia al nickel da ingestione è complesso perché il nickel è ovunque, cioè proprio dappertutto. Il nickel è presente in un sacco di alimenti in maniera fisiologica. Ma è presente in una marea di alimenti come inquinante, fondamentalmente, perché è presente nel terreno, è presente nell'acqua di irrigazione e questi alimenti lo assorbono. Quindi, quando si ha un'allergia al nickel, anche di tipo alimentare, si può solo cercare di ridurne diciamo, la quantità, eliminando quegli alimenti che siamo sicuri ne contengano in grosse quantità. Però non si può eliminare del tutto, ma spesso e volentieri non serve eliminarlo del tutto. Cortana, è possibile che in seguito a un virus intestinale avuto? T'ho risposto prima. È probabile, potrebbe essere. T'ho già risposto. Ascoltate, non scappate. Non fate delle domande scappate, io le recupero però. Intanto, ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Io direi che lasciamolo cuocere ancora un po'. Tanto ciao a tutti. Devo ancora pensare con cosa preparare con cosa condire questa crema di peperoni, perché ho della pasta, ho degli spaghetti credo scaduti. Vado a prendere, aspettate. Dovete sapere che in questi giorni, io ogni tanto vado in questi giorni che sono a casa, apro un po' la dispensa e trovo nascoste delle cose che non ricordavo di avere. E ieri ho trovato questa confezione di spaghetti aperta da chissà quanto, che sono scaduti esattamente a settembre, non so se si legge. Settembre, vabbè che si vede al contrario, comunque sono scaduti a settembre 2019, però sono ancora buoni, non ci sono, ci sono animaletti, non c'è niente, quindi vanno bene, si possono mangiare. Quindi oggi mangerò queste, tanto non so neanche quanto pesino, saranno boh, almeno 200 grammi, no, sono troppi per mangiarli tutti, però sicuramente oggi un po' li mangerò. Quindi vado consumando la roba scaduta. Ho trovato anche della granella di mandorle scaduta, anche quella da settembre. E il bello è che io ho ricomprato la granella di mandorle l'altro giorno perché volevo farci delle ricette, quindi l'ho comprata, non sapendo di avercene già qualcuna aperta che avevo dimenticato nascosta in dispensa. Allora, la dottoressa che ti ha fatto il test mi ha dato una lista di alimenti, ma praticamente sono più quelli che non puoi mangiare che quelli che puoi mangiare, è vero. L'allergia al nickel da ingestione è veramente una rottura di scatole, perché si può mangiare veramente poco. Se poi consideri che alcuni, oltre all'allergia al nickel, hanno anche altri problemi, lì è proprio il caos atomico. Una paziente che ha allergia al nickel ed è pure celiaca, quindi proprio il disastro più assoluto, però non mangiare niente. Manu, peperoncino in polvere, boh, se ti piace. Io il peperoncino non lo amo, cioè non mi piace, cioè il gusto piccante non mi piace, non mi dice nulla, quindi non lo uso. E il peperoncino, boh, secondo me non dà gusto. Il pepe nero mi piace proprio come gusto, cioè perché dà un gusto alla pietanza. Cioè è piccante, ma dà il gusto alla pietanza. Il peperoncino rosso, non, no, quindi non lo uso. Però se ti piace, mettilo pure. Ivana, buongiorno, buongiorno a te. Come si fa in questo periodo a rimanere in forma con due bambini e la cucina come valvola di sfogo? Rimani in forma con. C'hai due bambini? Fai
fai degli esercizi con loro, giocate insieme facendo ginnastica e già ti stai mantenendo. Se devi, cioè, con i tuoi figli li puoi mettere o davanti alla televisione o dargli alla PlayStation e tu dedicarti alla cucina e mangiare, oppure potete fare un gioco tutti insieme, un'oretta al giorno, vi allenate, loro si stancano e tu fai allenamento. Ovviamente fai un allenamento giocoso, non so adesso i tuoi bambini quanti anni abbiano, a meno che non abbiano 6 mesi, però se hanno già qualche annetto che possono muoversi, giocate insieme in maniera dinamica. Ok, direi che io posso togliere il coperchio, il mio coperchio improvvisato, e lasciar cuocere senza coperchio perché si è formato un sacco di liquido e quindi lo facciamo asciugare un po' prima di frullarli, perché qua già si sono ammorbiditi un bel po', quindi direi che ci siamo quasi. Alzo un po' il fuoco, cioè il fuoco, insomma, il forno, qua, il fornello, eccoci qua. Intanto lui sta andando. Stefi, non ci sono animaletti? Eh no, c'è la pasta per vedere se è ancora buona. E bisogna vedere se ci sono gli animaletti. Se ci sono gli animaletti, allora è meglio buttarla. Cioè, rimane commestibile, sia chiaro. Cioè, il punto è questo: anche se ci dovesse. Allora, qua non ci sono farfalline, non c'è niente. Ma nel momento in cui dovessero spuntare, non è che diventa tossica la pasta, rimane commestibile. Cioè, ci sono quelle cose che fanno schifo, quindi uno la butta e finisce lì. Ma non diventa non commestibile, cioè rimane assolutamente commestibile, animaletti compresi, tra l'altro. L'elicius, il succo di frutta in vetro, dopo quando si può consumare se è scaduto? Dipende, non ho succo di frutta in vetro, però dipende da cosa c'è scritto sulla data di scadenza. C'è scritto da consumare entro o preferibilmente entro, e solitamente dovrebbe esserci scritto consumare entro. C'è scritto consumare entro, una volta scaduto va buttato, cioè potrebbe essere buono ancora per qualche giorno, ma è meglio buttarlo. Se c'è scritto preferibilmente entro, se è la confezione integra e l'hai conservato correttamente, si può bere per ancora un po' di tempo. Cioè, considera che io la pasta la sto mangiando scaduta a settembre, siamo a marzo. Fatti due conti. Cortana, riguardo alla domanda di prima, posso mangiare i biscotti secchi e cracker? No, mi sono perso la domanda di prima, se me la rifalla. Lucia, primo, secondo, soltanto un primo? Dipende, dipende da come ti organizzi, dipende dalla tua situazione, dal tuo contesto, da come ti piace anche mangiare. Io non faccio quasi mai primo e secondo, al massimo faccio un piatto unico, ci metto tutto insieme, è un po' per comodità, un po' perché mi piace. È come se facessi ovviamente primo e secondo. Se faccio, che ne so, la pasta col tonno, è primo più secondo, cioè, per esempio, oppure la pasta con la carne, cioè faccio la pasta col pollo, la pasta col macinato, è un primo più un secondo, messi insieme il piatto unico, però è sempre un primo più un secondo. Solitamente io faccio questo qui, però appunto mangiare solo il primo e secondo dipende da come ti organizzi e dai tuoi, diciamo, fabbisogni giornalieri. Pixi, cosa scatena le allergie alimentari? Un sistema immunitario che sbarella un pochino. Antonella, sei celiaca allergica al nickel? È un bel casino. Perdonatemi il francesismo, ma è un bel casino. Essere allergici al nickel e celiaci è un... cioè mangi tre cose messe in croce. Iri, ti faccio morire, sono troppo simpatico. Questa cosa me l'avete detta in tanti. C'è anche nelle cose. Cioè, l'altro giorno gli ho messo un box per farmi delle domande. E più di qualcuno mi ha scritto: dottore, ma è troppo simpatico. Con quanto è simpatico, con quando ci fa ridere. Io non faccio niente per essere simpatico. Parlo di argomenti noiosi. Spesso e volentieri bacchetto le persone. Mi arrabbio di continuo. Però per alcuni sono simpatico, boh, mi fa piacere.
però vi assicuro che faccio ben poco per risultare simpatico. Allora, Lella, con la crema dei peperoni ci fai la pasta alle farfalle, che ci stanno bene ma non le ho, e aggiungi un po' di yogurt greco per farlo cremoso. Ottima idea, ottima idea. Io yogurt greco ne ho una quintalata, lo farò, però non su tutta la crema di peperoni, su una parte sicuramente ci metto yogurt greco. Ottima idea. Frank, la tua compagna è piena di puntine in viso, potrebbe essere una questione di alimentazione non regolare di questi giorni? Sì, potrebbe. Però ovviamente non posso saperlo, cioè, i motivi possono essere un miliardo. Sicuramente se sta mangiando in maniera sregolata potrebbe essere anche quello. Lucia, avevi iniziato un percorso in palestra e nutrizionista il 10 febbraio, adesso allenamento a casa e alimentazione sta rimanendo sempre quella. Ormai che faccio continuo? Certo, continua, perché dovresti smettere? Non c'è motivo per smettere. In ogni caso, se hai dei dubbi, contatta la tua o il tuo nutrizionista e parlane con lui / lei. Non penso che sia sparito dalla circolazione, quindi un messaggio, sentiti e vedi cosa ti consiglia. Daniela, come mi trovo col fornello a induzione? Divinamente, cioè il fornello a induzione è la svolta, cioè non potete capire, qualcosa di super comodo, super efficace, efficiente e quant'altro, cioè è una cosa spettacolare. Miglior acquisto degli ultimi tempi, considerato che questo fornello qui singolo l'ho pagato neanche 50 euro, cioè veramente la svolta, lo consiglio a tutti. Cioè appena passa sto momento che anche Amazon si è bloccato, perché adesso Amazon, non so se l'avete sentito, ha rallentato tutte le spedizioni di beni non essenziali per dare la precedenza ai beni essenziali, giustamente. Però appena passa sto momento, se volete fare un acquisto, compratevi sto fornello che è veramente meraviglioso. Manu, peperoncino era per non abusare di sale. No, ma certo, ripeto, lo puoi utilizzare tranquillamente. Il peperoncino, le spezie, si utilizzano tranquillamente per ridurre il consumo di sale. Va benissimo, io... c'ho sempre del rosmarino a portata di mano che mi piace un sacco, l'aglio, questo qua è aglio che ho utilizzato, che utilizzo tantissimo perché quello fresco lo compro raramente, perché finisce sempre che lo butto, perché ovviamente essendo da solo non è che posso comprare 10 grammi d'aglio, compro una confezione, ne utilizzo un po' però poi va male, quindi lo butto, mi scoccia a buttare la roba, quindi... compro spesso questo liofilizzato che devo dire è molto molto buono, dà l'aroma molto bene, non è come quello fresco però è un utile, è un buon compromesso, quindi sì, le spezie vanno benissimo per ridurre il consumo di sale. Cortana, se hai problemi di digestione vanno bene i biscotti secchi e cracker? Sì, cioè, poi dipende che problemi di gestione c'hai, cioè nel senso, se hai problemi per esempio tipo, che ne so, hai un po' di diarrea, mettiamola così, che adesso magari c'hai un po' di rimescolamento dell'intestino, perché magari c'è un virus intestinale o quant'altro, si mangia leggeri, si mangia del riso, e quel riso aiuta, è astringente, quindi aiuta un bel po', e un po' di crack, c'è roba secca, ci sta. Sofilo, come si capisce se c'è intolleranza al glutine? Sembra sempre più diffuso. No, non è più diffuso, assolutamente no. Va di moda dire che c'è l'intolleranza al glutine. Intolleranza al glutine è la celiachia. La celiachia, come si capisce? Si fanno gli esami. Ci sono degli esami che si fanno, esami del sangue mirati, una gastroscopia per confermarla, e si vede se uno è celiaco o meno. Ma questo si fa, però ovviamente ci sono dei sintomi specifici, di problematiche di mal di pancia, gonfiori continui, ferro basso, eccetera, eccetera. Allora il medico lì fa fare degli esami per la celiachia e si vede se si ha
l'intolleranza al glutine e la celiachia, che è una patologia ben definita. Non ci sono altre problematiche col glutine, quindi è sempre più diffusa, no? È di moda sparare stupidaggini sul glutine, molte persone, i guru, se ne escono con il glutine non si mangia, i guru non capiscono niente. Tanto buongiorno a tutti quanti. Elisabetta, fornello induzione tutta la vita? Assolutamente sì, e io consiglio a tutti quelli che comprano una cucina nuova di comprarla a induzione, cioè perché è assolutamente la svolta. Io se mai dovessi comprare una cucina, la comprerò sicuramente ad induzione. Cioè io adesso dove abito qui adesso c'ho la cucina. È antica, non ve la faccio neanche vedere perché è veramente vergognosa, cioè proprio vecchia, cioè proprio vecchissima, ci avrà almeno la mia età, io sono anzianotto. Se dovessi mai comprare una cucina, la comprerò sicuramente a induzione perché è troppo avanti la cucina a induzione. L'unica sfiga della cottura a induzione è che servono delle, diciamo, delle padelle, pentole e quant'altro adatte. Il punto però è che quando mi sono trasferito qui 12 anni fa ho comprato all'IKEA un kit con pentole, padelle e quant'altro, che ho pagato tipo una settantina di euro. Era un kit dove c'era un po' di tutto per iniziare, insomma, a mettere su una cucina. Erano tempi non sospetti, io neanche sapevo cosa fosse la cucina a induzione ai tempi, e tutte quelle robe lì vanno benissimo per la cottura a induzione, quindi non serve comprare cose, diciamo, costose, bastano anche padelle da 10 euro che funzionano benissimo con la cottura a induzione e sono proprio veramente la svolta. Manu, l'aglio non ti piace? Vabbè, non mangiarlo, pazienza. Cortana, la nausea prima di andare a scuola può essere collegata al fatto che non mi trovo bene in classe e quindi per ansia? Certo, assolutamente sì. Potrebbe essere una risposta psicosomatica, ma questo qua non sta a me dirlo. In questi casi bisognerebbe rivolgersi a un psicoterapeuta e parlarne con uno psicoterapeuta. Però sì, potrebbe essere assolutamente sì. Anna, si può bere l'acqua durante il pranzo? Non solo si può, si deve bere l'acqua durante il pranzo. Eliana, oltre alle verdure, yogurt e frutta, con cos'altro posso fare lo spuntino? Allora, lo spuntino si può fare in qualsiasi modo. Cioè, intanto qua spegniamo. Lo spuntino, fatto con la frutta piuttosto che il pacchetto di cracker o quant'altro, cioè non è una regola scritta, è semplicemente un qualcosa che si fa per comodità, per anche per cultura nostra, però tecnicamente io allo spuntino potrei mangiare lo spezzatino con le patate, cioè non me lo vieta nessuno. Lo spuntino è un pasto che va bilanciato all'interno della mia alimentazione quotidiana. Io potrei fare uno spuntino molto abbondante e poi una cena molto leggera, per esempio, alcune persone lo fanno, e quindi fai uno spuntino bello intenso con tanta roba e una cena super leggera, non me lo vieta nessuno. Quindi cosa si può mangiare lo spuntino? Qualsiasi cosa, purché sia bilanciata nella giornata. Intanto no, pensavo squillasse l'altro telefono, non sta squillando. E quindi sì, puoi mangiare qualsiasi cosa allo spuntino, l'importante è che sia bilanciato nella tua alimentazione quotidiana, quindi... Anna, sei fibromialgica, c'è la fibromialgia, bisogna eliminare le solanacee? Diciamo che con la fibromialgia purtroppo non ci sono degli accorgimenti nutrizionali particolari, bisogna mangiare in maniera sana e corretta e basta. Poi vuoi evitare le solanacee perché si pensa che, forse si dice che si evitano, però onestamente non c'è nessun vantaggio reale nel farlo. Eli, consuma tanta elettricità, ovviamente è elettrico, consuma, dipende a quanto lo metti, tipo io adesso l'ho messo durante la cottura a 600 watt,
e poi nell'ultima fase, quando l'ho scoperchiato, l'ho messo a 1000, 1000 watt, cioè va più di un fornello normale a 1000 watt, questo arriva fino a 2000 watt. Però devi considerare che la corrente che consuma rispetto al gas che consumeresti per fare la stessa cosa è minore, quindi conviene anche da un punto di vista dei costi. Ovvio che bisogna stare attenti se si accende il fornello a induzione e si accendono anche altri elettrodomestici, cioè se accendi il fornello a induzione a 1500 watt e poi accendi pure il forno, ti salta la corrente, quello sì, c'è da starci un attimino attenti. Allora, Sofilo, i consigli per gli acquisti, il forno per la pizza, il forno pizza Ferrari. Questa piastra è Ferrari. Sì, il forno pizza è sicuramente una cosa figa. Ma non lo comprerò perché la pizza in casa non la faccio praticamente mai, proprio mai, raramente, l'ho fatta giusto qualche giorno fa, ma come extra la pizza la mangio al ristorante, quindi difficilmente comprerò il forno per la pizza, per quanto sia una figata e io sia malato di elettrodomestici, mia mamma che in questo momento è connessa lo sa perfettamente che io sono malato di elettrodomestici, figuratevi che quando ero ragazzino c'era una mia zia che mi regalava per i compleanni o per Natale, insomma, per le occasioni, elettrodomestici. Una volta mi ha regalato una gelatiera, l'altra volta mi ha regalato altre cose. E per me era la gioia più grande, perché quando mi regalavano elettrodomestici io ero felicissimo. La gelatiera è stata veramente la svolta, cioè, per un periodo ho fatto gelati tutto il giorno, era fighissimo. E tuttora che sono grandicello, c'ho un debole per gli elettrodomestici. Forse per me riempirei la casa di elettrodomestici, la qualsiasi, anche quelli che non insomma, tipo il forno per la pizza, io lo comprerei. Non lo utilizzerei mai, però lo comprerei solo per tenerlo lì e guardarlo. Però ovviamente non lo faccio perché sì, ormai ho diciamo, acquisito anche un po' di autocontrollo, però sì. Frutta prima dopo i pasti? Quando ti pare. Anna, devi bere dopo i pasti, ti ho spiegato prima, no, si beve anche ai pasti, bevi quando ti pare e ai pasti, anzi, bere ai pasti è molto importante perché aiuta il processo digestivo. Allora, io direi che posso passare al frullaggio, sperando che tutto vada per il meglio. Allora, intanto collego il frullatore, eccoci qua. Allora, incrociate le dita, aspetta che giro la camera così lo facciamo tutti insieme. Allora, questa è abbastanza calda, però diamoci un pochettino. La mettiamo qua, benissimo. Si vede? Si vede. Allora, io adesso faccio una cosa, prendo un cucchiaio. Prima di fare un disastro, prendo un cucchiaio. Arrivo. Il cucchiaio era da lavare, quindi aspettate un secondo che sto arrivando. Ok, allora adesso trasferisco questa qua. E speriamo bene. Benissimo. Allora, questo è volato, lo mettiamo lì.
Adesso aggiungo questo che è la passata di pomodoro, cioè della polpa di pomodoro che mi era avanzata, e la mettiamo perché non si butta via niente. Poi ci metto un po' di aglio granulato, benissimo. E adesso niente perché il cavo non è sufficientemente lungo, quindi devo risolvere il problema cavo. Allora, vediamo come lo risolviamo. Così, tolgo questo, tolgo questo, attacco questo. Ok, ho vinto. Ok, ci siamo, momento della verità. D'olio. Un po' d'olio ci sta. Allora, uno, due, mettiamone 3 cucchiai e speriamo bene. La riattacchiamo. Direi che la crema di peperoni è pronta. Se riesco a staccare sto coso, ok. Adesso la possiamo assaggiare. È buona, ma ci vuole un pochino di sale. Allora, facciamo intanto così. Diciamo, esperimento riuscito. Era la prima volta che facevo la crema di peperoni, esperimento sicuramente riuscito, però serve un pochino più di sale, benissimo. Vediamo adesso. Tanto che ore si sono fatte? 12 e mezza, quasi 40, direi che l'orario è perfetto. Assaggiamo adesso. Perfetta, veramente, veramente buona. Esperimento strariuscito. Quindi bravo me. Pubblicherò poi la ricetta prossimamente. E adesso devo vedere con cosa. Oh, sta finendo la diretta, mancano 20 secondi. Ciao a tutti, grazie per esserci stati. La diretta la salvo e poi la carico su YouTube. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buon appetito.